Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con un accessorio speciale per la moto. Non è un vero e proprio accessorio, però è un accessorio per la manutenzione della moto. Allora, andiamo a fare l'unboxing. Allora, come prima cosa troviamo proprio lei, la macchinetta che servirà per pulire la catena. Si sgancia, si apre e all'interno troviamo appunto le spazzole che andranno a pulire la catena. Una bottiglietta di plastica con un tappo utilizzabile grazie a questi tubicini di gomma che andranno appunto collegati agli ugelli della macchinetta. Perfetto, però oltre a quello nella confezione troviamo ben poco, come un altro tubicino un po' più grosso che serve per lo scarico, diciamo, del liquido che sarà presente nella macchinetta, e questi due ganci con questo filo appunto per mantenere la macchinetta salda in qualche punto della moto, perché altrimenti la macchinetta non avrebbe modo di stare ferma e camminerebbe assieme alla catena. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo. Oltre a questo abbiamo bisogno anche di altre tre cose fondamentali. La prima è un recipiente, in questo caso utilizzerò una cardarella per contenere il liquido che appunto verrà scartato dalla macchinetta. Poi abbiamo il pulitore catena di WD-40, mettilo a fuoco, perfetto. E poi il grasso catena, sempre WD-40. Sono fondamentali per pulire la catena. Quindi mettiamoli da qualche parte e andiamo a setappare il tutto. Ok, ovviamente è fondamentale avere la moto con la ruota rialzata su un cavalletto per darle appunto la possibilità di girare e far girare la catena, altrimenti non potrete fare nulla. Carino, è il loghino mio, eh? Partiamo con il prendere i nostri accessori, quindi il cavetto, i tubicini e la macchinetta. La macchinetta va rivolta con questo buco verso il basso, perché appunto è quello al quale andrà collegato il tubo più grande e servirà appunto per lo scolo delle scorie all'interno della vostra ciotola. Va messo dopo, però, dopo averlo chiuso. Quindi apriamola e andiamola a posizionare correttamente sulla catena. Bene, ce l'ho fatta. Ok, andiamo a mettere anche il pezzo di sotto, ok, e deve risultare quanto più dritto possibile. È chiuso fondamentalmente, dietro non si è chiuso. Adesso che è chiuso andiamo ad agganciarlo. Ok, agganciato, perfetto. Proviamo a girare. Minchia, ma cioè senza i prodotti è già pulisce. Perfetto, andiamo ad agganciare la macchinetta da qualche parte. Ok, andiamo a mettere i tubi, quindi questo, e poi i tubi vanno collegati uno qui e uno qui su, uno sotto e uno sopra. L'altro tubicino va collegato alla borraccia. Allora andiamo a prendere il pulitore WD-40, pulitore catena, agitiamo e lo andiamo a versare qui dentro. Bene, penso che così possa bastare. Andiamo a chiudere la nostra bottiglina, che nel frattempo è diventata congelata, e andiamo a mettere il tubicino. Una volta messo il tubicino non dobbiamo fare altro, eccolo. Attenzione che no, è già cola, dovete girare la ruota, spruzzate e girate la ruota. E voilà! Veramente la catena è uno spettacolo! Cioè, voglio dire, guardate le condizioni della catena adesso! Perfetta! Da sotto non rende
come sopra. Cioè, gli O-ring sono perfetti. Ora non ci resta altro che, sempre facendo molta attenzione, andiamo a smontare il tutto. Adesso possiamo andare a mettere il grasso. Non dimenticatevi di mettere il grasso, altrimenti sono peni. Piano piano spruzzate e girate la ruota. Non so perché rimanga bianco. Mi sa che abbiamo bisogno di una pezza. Allora, credo possa andar bene se ci passate una pezza. Fate giusto un'altra passata sopra lì, ok, all'interno della catena, che è quello che preme di più. Perfetto, è giusto per una questione estetica, diciamo, di pulizia. Tenendo premuto vicino agli anelli laterali, fate girare la ruota e la catena e puliamo un pochino. Eccoli qua, guardate che bello. C'è un po' di biancore, però tutto sommato il laterale è pulito. Pulito, ingrassato e funziona come si deve. Ok, come state vedendo da queste clip, la catena non è per nulla pulita, è bella sporca zozza, e quindi adesso vedrete la differenza tra questo e il risultato finale. Ok, perfetto, il video finisce qui, la catena è pulita, le mani decisamente no. Vi ricordo di indossare dei guanti di monouso quando fate, e se farete mai, questa cosa. La catena è uscita perfetta, pulitissima, veramente bene. Non mi aspettavo venisse così pulita e non mi aspettavo soprattutto di avere una catena d'oro. Quindi niente, se questo video in qualche modo vi sia piaciuto e vi sia stato utile, ricordatevi di supportarlo appunto lasciando un bel mi piace qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!